Un ringraziamento va al Partito Democratico che ha organizzato ovviamente questo evento. Non è solo questo evento, perché, come ha già detto la Irene, a settembre, nell'occasione della festa dell'unità, anche lì abbiamo fatto un dibattito impostato sulle abitazioni, dove ovviamente era presente anche tutto questo spazio che c'è qui oggi. Di Labelli, come senatore, la prima volta che noi lo incontravamo alla festa, e già all'epoca, il 1 settembre, abbiamo detto determinate cose. Abbiamo posto delle domande di come si vive a Genova, e alla fine, io neanche ci credevo, l'abbiamo invitata a venire a visitare il quartiere, perché toccare con mano è diverso che dirlo. Ebbene, il senatore la promessa l'ha mantenuta, nel senso che a metà ottobre, il 16 ottobre, è arrivato. Abbiamo fatto un tour di forze da oggi pomeriggio alle 2:30, visitando tutti i quartieri, ovviamente, che all'interno del provvedimento, cioè parla di Begato, la villa di Begato, Torre Cambiaccio, San Pietro, il comune di Alatrici, la Novella, e ora qui il Cerro. Certo che è tutto il Cerro. In queste occasioni, il Ravelli ha potuto constatare quali sono le problematiche che ci sono in questi quartieri, che vanno a caso fondamentalmente, poi ci uniscono tutti nello stesso modo. Stesso modo, perché abbiamo visitato appartamenti Begato, abbiamo visitato appartamenti a San Pietro, e tutti presentano infiltrazioni di acqua che vanno. Ciò vuol dire che questi quartieri costruiti oltre 30 anni fa non vi è stata una manutenzione adeguata, o meglio, se c'è stata una manutenzione, c'è stata una manutenzione ovviamente di poco conto. Tant'è vero che questi quartieri nati negli anni, fine anni 70, con delle problematiche che sono stati costruiti, come sapete, in Stretta Curia per un'incipiente abitatura, e quindi il costo di questi quartieri era molto molto poco. Tant'è vero che all'epoca, io mi ricordo, l'abitazione dove sono andato a vivere era circa 600.000 euro di vita. 250 per me. Quindi vi potete immaginare in che modo hanno costruito. Ed è evidente che nascono delle problematiche dovute ovviamente al tempo. Quindi la venuta di Mirabelli, noi cosa chiediamo? Chiediamo fondi, ovviamente, perché fondi dalla regione non avevano, il comune tantomeno. Abbiamo chiesto al governo e vada a casa per vendere la. Citato prima, questo è il primo governo che ha messo dei soldi dopo tanti anni, perché sull'ERP nessuno investiva. E tra parentesi, tra virgolette, voglio dire anche che questo governo, tra le altre cose, ci ha potuto permettere quest'anno di fare 7,30 e di avere sull'IRP, no? Un qualcosina, tutti voi avete qualcosina, nel senso che molte persone hanno ricevuto dalle 220 alle 900 euro, non è il ricco, è 900 euro, qualcosina. No, no, 220, perché ovviamente c'è anche questa particolarità che mi ha, purtroppo, in Puglia, sono poi ovviamente. Detto questo, abbiamo chiesto ovviamente questi investimenti che devono arrivare da Roma, ma soprattutto devono arrivare anche dalla prossima Europa. Perché? Perché abbiamo visto che c'è necessità di forti investimenti, perché non basta più il milione o il 2 milioni di euro. Qui necessita decine e decine di milioni per far fronte alla manutenzione di questi stati. E quindi se non arrivano dallo Stato centrale, dall'Europa, noi non li vedremo mai. Oltre a questo,
gli abbiamo detto, ma come? Ci hanno messo ad abitare i quartieri esposti al sole, al vento, e guarda caso paghiamo le spese amministrative molto eccessive. Perché? Paghiamo delle spese eccessive perché c'è un'ispezione di energia. Qui sono gli appartamenti che non sono ben progettati, il riscaldamento che abbiamo, alcune occupazioni non sono progettate, quindi l'ispezione non finisce. Gli inquilini pagano tutto questo dispendio di energia. E quindi ho detto, ma perché non chiediamo sul risparmio energetico, visto che l'Europa dà soldi sul risparmio energetico, e quindi potremo andare a risparmiare parecchio sulle spese amministrative. Perché guardate, è inutile che ci fanno arrivare qui delle famiglie che ovviamente hanno dei redditi bassissimi, redditi da 400, 600, 300 euro. È vero che gli fanno pagare 50 euro, 80 euro di affitto, ma poi ne devono pagare 150, 200, 300 euro. E quindi ecco l'erosità, il compendio che lui fa, l'erosità, il compendio. Quindi se riusciamo ad alleviare sulle manutenzioni e sulle spese energetiche, comunque arriva per gli inquilini uno sgravio non indifferente. Ecco, io non la faccio tanto lunga perché siamo tanti a parlare e quindi chiedo poi a Via Verdi cosa hanno intenzione. Buonasera a tutti.